Coach John Parco, sconfitta di misura contro il Bolzano. John, peccato, si era messa bene, come succede spesso, siete andati in vantaggio nel primo tempo, poi avete subito, la rimonta e alla fine non siete riusciti a pareggiare un Bolzano che vi ha messo in difficoltà. Bella squadra. Sì, a momenti ci ha messo un po' in difficoltà, proprio a momenti. No, sicuramente è una buona squadra, non, la squadra non vince 16, 17, 18, non so esattamente quante partite in fila, se non è una buona squadra. Ben messo in campo, disciplinato difensivamente, poi noi più che altro abbiamo sofferto il peso in attacco, perché la nostra difesa giovane e anche un po' leggera ha sofferto un pochettino quel fattore. Non Però siete stati, John, così aggressivi, così determinati anche con la prima linea. Anche la prima linea questa sera ha sofferto qualcosa in alcuni momenti anche contro la terza linea del Bolzano, soprattutto nel primo tempo. Sbaglio. no, direi no. Questo non l'ho visto, sinceramente. Ripeto, a volte abbiamo fatto fatica a uscire con il solito tranquillità dalla nostra zona, quindi è ovvio che vai meno in attacco. Quindi, da quanto ho visto io, almeno loro hanno un paio di difensori che muove veramente bene il disco, e invece la nostra difesa per la prima volta quest'anno ho visto un pochettino di difficoltà. Però ha dimostrato anche a momenti veramente grande carattere, perché non hanno mai smesso di combattere pure quando erano sotto pressione. Quindi complimenti a loro, e cercheremo di migliorare da quel lato. Due partite, Torre Pellice e stasera John con Plant in porta, troppe poche due No, partite guarda, a per. me mi bastava già i primi allenamenti, veramente. A me piace come si è inserito nel gioco, scusami, inserito nel gruppo della squadra, com'è come persona, almeno ovviamente sempre prima impressione, però anche su Torre Pellice lui fa quei parate che serve, che ci dà l'opportunità di vincere. Ci ha dato l'opportunità di vincere su a Valpellice e ci ha dato l'opportunità di vincere stasera, quindi più di così non puoi chiedere da un ragazzo. Hai parlato prima di difesa che a momenti è andata un po' in difficoltà. Questa sera comincia a farsi sentire parecchio l'assenza di un difensore esperto come Michele Strazzabosco. Stasera è andato a referto, ma di fatto si sapeva che non poteva giocare già da stasera. Ti chiedo qualcosa sulle sue condizioni e quali sono i tempi previsti per il rientro. No, prima cosa, non ho detto che la nostra difesa ha sofferto il fisico dell'altra squadra, sono due cose diverse. Loro hanno fatto molto molto bene, si sono adattate molto bene del gioco di Bosano. Perché abbiamo cambiato un po' di cose dopo il primo tempo e si sono adattate veramente bene. E ho detto che fisicamente, sui battagli negli angoli, per vincere diversi dischi, forse abbiamo sofferto un po' fisicamente, del fisico, il peso più che altro. E quello ci porta alla Ok, domanda, la seconda domanda, ciao. insomma. Strazza ovviamente è uno di quei giocatori di Ok, peso che grazie. ci manca tantissimo, se no abbiamo una squadra abbastanza, una difesa abbastanza leggera. E Strazza ci dà quei È anche 100, giovane. è anche giovane, molto giovane e leggera. Invece con Strazza sono 100 kg in più che ci manca al momento, sicuramente davanti alla porta e nei angoli. Strazza, adesso vediamo un attimo. Lui purtroppo ha ancora un male. Spero che rientra possa appena possibile. Grazie, in bocca al lupo per la partita di Milano. Ok, grazie.